questione ambiente, il tema d'apertura della nostra conversazione con Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori. Come è noto, Anita Sala sta dando vita a numerosi sopralluoghi sul territorio per rendersi conto della situazione piuttosto grave e allarmante. Per la verità eravamo andati già la settimana scorsa a Macchia Soprana e volevamo andare anche a Monte Corvino, però non avevamo avuto l'autorizzazione stranamente, mentre avevamo avuto quella per Serre di Persano, che è zona militare, dove abbiamo potuto vedere che le ecoballe sono lì già da diversi anni, il pergolato comunque scende perché ci sono rotture sulle protezioni, e poiché arrivano pochi camion che prelevano il pergolato, adesso sono i militari stessi che provvedono, insomma, affinché il pergolato non scenda, perché ai lati poi di questa montagna c'è il fiume Sele e il fiume Calore, ci sono delle sorgenti di acqua, per cui se in effetti non si provvede ci sarà anche un rischio in quella bellissima zona, un rischio ambientale, l'hanno detto proprio i militari. Ieri invece siamo andati a Macchia Soprana, finalmente anche a Monte Ruscello, e abbiamo trovato una situazione, insomma, di incuria. A Macchia Soprana in effetti c'è il pergolato, si prende, ma abbiamo chiesto anche bolletta, vogliamo esaminare bene, non c'è l'impianto di captazione del biogas, per cui si sente la puzza e quindi si rovina intanto l'atmosfera, intanto l'ambiente, mentre Monte Corvino abbiamo trovato una situazione peggiore, in quanto il pergolato che comunque è abbastanza, perché non ci sono le protezioni sopra, per cui se piove, se l'acqua scende il pergolato e lo riportano sopra in un larghetto artificiale, perché queste famose botti non sono sufficienti, o non so se hanno una gara, non sono sufficienti per prelevare tutto questo pergolato. C'era un impianto di fotovoltaico che produceva energia, per cui si vendeva questa energia all'Enel, e i pannelli sono stati rubati, sempre perché c'è poca sorveglianza, perché mentre prima c'era adesso non c'è, non si spiega. Quindi si tenta di fare delle cose buone, però si vede che in effetti poi non si riesce ad attuare questo piano di rifiuti, in modo che anche l'Unione Europea sia soddisfatta. A proposito di rifiuti, il rischio ambientale rischia di acuirsi, proprio l'Unione Europea ha bocciato la Campania e ha imposto l'ALT all'erogazione dei fondi per quanto riguarda la raccolta differenziata. L'accusa, carenza di impianti, e poi la discarica di Chiaiano, che secondo l'Europa rappresenterebbe una bomba ecologica. Io non sono una tecnica, ma su Chiaiano ci sono pure andate. Effettivamente, se non si provvede a bonificare queste discariche, siamo sempre al punto da capo. Quindi un appello all'assessore Romani a Caldoro. C'è stato un piano, ci sono pure pochi soldi, ma ci sono. Iniziamo a fare quelle strutture che alleggeriscono un po' e che mettono in evoluzione tutta la riqualificazione dell'ambiente. Dall'emergenza ambientale della Campania all'emergenza del Consiglio regionale. È un Consiglio regionale spento. Allora, dicevano che in effetti non ci sono i soldi per le leggi, quindi bollinature, cioè le leggi stanno ferme e bloccate lì, va bene. Domani non si avrà il Consiglio regionale. Siamo alla paralisi. La settimana scorsa il question time è saltato. C'è alla Commissione un progetto dell'ammiraglia, giustamente, per ridistribuire le borse di studio. Ma ecco, non sono state erogate le borse. L'anno scorso, questo era oggetto della mia interrogazione, cioè dopo 4 mesi. Non si viene nemmeno a rispondere, io non so per una risposta quanto tempo si dovrà aspettare. Intanto da questo microfono dico che chiederò un incontro all'ammiraglia, perché sul ridimensionamento delle scuole voglio pure chiedere se lei farà in modo che anche i genitori e le sigle sindacali partecipino in un tavolo tecnico.
Ecco, nell'impossibilità di operare è grande la frustrazione tra i consiglieri regionali. Io sono all'opposizione, per cui in effetti trovo tante cose che non funzionano. Diciamo che il lavoro ispettivo viene fatto, è il lavoro legislativo che in effetti poi è carente. Apriamo una finestra sulla politica nazionale, recentissimo l'abbraccio tra Bersani e Casini, escluso da questo abbraccio Antonio Di Pietro. Se Casini, lo apprendo anch'io ieri sera in effetti, se Casini e Bersani pensano di poter ricomprendere o avere l'adesione di tutte le persone dal centro al centro-sinistra, tutto, secondo me si sbagliano. Ci sono delle persone di sinistra che non approvano intanto il governo del mondo e intanto anche la loro politica, che non si sa se è carne o pesce. Ecco, intanto Letta, Enrico ha auspicato un'inclusione nella nuova alleanza, nell'asse Bersani-Casini, di Nichi Vendola, non ha citato Di Pietro, che significa? Di solito Nichi Vendola viene assimilato anche a questo progetto. Secondo me noi siamo più radicali, cioè poniamo i problemi e secondo me diamo fastidio. Non siamo nel sistema, questa è una parola, non siamo nel loro sistema, per cui ci escludono. Non essere nel sistema può significare anche essere molto vicini a Beppe Grillo. Beh, diciamo che Beppe Grillo in effetti denuncia un malessere, noi però cerchiamo di dare voce a questo malessere attraverso i nostri parlamentari, c'è una differenza, quindi penso che noi pratichiamo quello che diciamo. Dalla politica nazionale alla vicenda napoletana, sono affiorate le prime spine per Luigi De Magistris, la lite con l'ormai ex assessore Nardù. Vabbè, sulla questione napoletana diciamo che anche i giornali non sanno bene qual è il motivo, ma penso che facendo politica è chiaro che non tutto è facile, quindi i problemi vengono e vengono anche al pettine. Speriamo che in effetti, superato questo momento anche di esperienza, si riesca insomma comunque a portare avanti il progetto Napoli che si era prefisso il sindaco. Giudizio sostanzialmente sospeso da parte dei napoletani nei riguardi di De Magistris, ma intanto restano appunto complicati i rapporti nella maggioranza. C'è stata anche la vicenda del presidente della Commissione Ambiente Carmine Attanasio, che poi è tornato a far parte dei Verdi. Sì, vabbè, la politica è movimento, sono idee che si incontrano, si scontrano. Certo, non poteva rimanere un blocco monolitico. Io penso però che la maggioranza tenga bene, per cui senza soldi, questo lo dobbiamo dire, si tenta di portare avanti quello che ci chiedono i cittadini. A proposito di essere senza soldi, è prevista una nuova variazione di bilancio per quanto riguarda la Regione Campania, tagli per 250 milioni. So benissimo che Italia dei Valori è all'opposizione, ma secondo te i soldi dove li piglieranno? Dove potranno più prenderli? Hanno preso tutto. Non lo so, vediamo le partecipate. Non posso dire una cosa così avventata, dovrei avere pure un bilancio su cui vedere il bilancio delle partecipate, gli stipendi dei dirigenti, le auto blu delle partecipate. Anche questo è un modo di poter fare un po' di economia, però l'economia non deve essere poi bloccare tutto il sistema, è chiaro. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.